Amici, bentornati sul nostro canale. Siamo tornati a Legnano, come potete vedere dall'ambientazione che abbiamo alle nostre spalle. Siamo proprio a Legnano, al castello di Legnano, e siamo tornati nella nostra bella città per parlare di un'associazione che sul territorio si sta occupando di un argomento sempre un po' ostico ai giovani, e stanno cercando di raccontare questi argomenti un po' particolari. È un'associazione che è la Politics Hub. Politics Hub, che, come dicevo, è un'associazione fatta da giovani e che si rivolge praticamente a un pubblico di giovani, spiegando quelli che sono un po', come dicevo appunto, cose che un po' snobbano praticamente i giovani. Abbiamo quindi il presidente di Politics Hub, Andrea Pagliuca. Benvenuto innanzitutto. Grazie Stefano per l'invito. Ti ringrazio, ringrazio tutti voi per l'attenzione. Sostanzialmente Politics Hub è un'associazione che nasce un anno fa, grosso modo, poco prima del primo lockdown. Abbiamo organizzato una serie di incontri di natura politica, cercando di avvicinare la politica e il mondo dei giovani. Forse perché attualmente la politica ha dei modi di parlare che non si rivolgono direttamente ai ragazzi. Quindi la nostra idea è quella di creare proprio uno spazio, degli spazi di dialogo dove i giovani possano confrontarsi tra di loro. Quante persone siete attualmente? Attualmente che lavoriamo ai progetti concretamente siamo circa una sessantina, una settantina, poi che in realtà come community insomma è molto molto più ampia, sia a partire dai social sia da tutte le persone che comunque collaborano con noi per diversi progetti. Attivamente chi è il più anziano di voi? Il più anziano di noi attivamente è un 96, quindi io insomma, vado, ragazzi. 25 anni, ecco. Come parlavamo prima, telecamere spente, generalmente i giovani tendono a snobbare la politica perché tanto sono tutti uguali, tanto cosa vado a votare a fare, non cambia niente. Invece se non vi occupate voi del vostro futuro. Questo è vero, anche perché diciamo noi tutti pensiamo che la democrazia viva nella misura in cui sia partecipata da ognuno di noi. Le nuove generazioni hanno il dovere, il compito, prima ancora che il diritto di partecipare a questo. Diceva, io ho un politico oltremare, quindi che mi è sempre piaciuto molto, che era John Fitzgerald Kennedy, al discorso inaugurale nel 61 disse esattamente questo: chiedetevi cosa potete fare voi per lo Stato prima che cosa possa fare lo Stato per voi. Credo che in questo particolare tempo di pandemia in cui ci sarà necessario ripensare il nostro paese, questa sarà una cosa fondamentale. Penso che sia fondamentale che questo parta proprio dai giovani. E quello che dicevi te di John Fitzgerald Kennedy è veramente molto bello, perché io sento sempre parlare lo Stato, ma lo Stato siamo noi, ragazzi. Cioè, esatto. Siamo noi che dobbiamo tirarci sulle maniche e gestire le cose, perché siamo noi quelli che, soprattutto, o meglio, la vostra generazione, che poi dopo sarà la generazione che dovrà occuparsi del vostro futuro. Quindi veramente. No, sì, Stefano, sono d'accordissimo. Poi un'altra cosa bella, sì, che appunto io sto vedendo è che noi comunque siamo una sessantina tutti studenti e ognuno ha formazioni molto diverse. Io per esempio studio fisica, c'è chi studia scienze politiche, c'è chi studia economia, giurisprudenza, medicina, ingegneria, insomma credo che proprio dalla commistione, dalla diversità di tutti questi bagagli culturali, queste esperienze, queste capacità nasca poi effettivamente un prodotto molto interessante e fruibile in modo diciamo più, in modo migliore. Come è stato all'inizio l'approccio dei giovani verso la politica? All'inizio in realtà, cioè, tutta Politics Hub nasce in modo, diciamo, partendo proprio da quella che è l'esperienza. Nasciamo facendo quattro chiacchiere tra amici in un centro parrocchiale e poi sostanzialmente nel primo incontro pubblico vediamo una partecipazione di oltre 100 ragazzi. La cosa ci ha molto stupito e anche motivato. Cioè probabilmente anche la retorica che i giovani non si interessano. Non è che avete detto che c'è una partita di Sky, magari li avete invitati con la scusa di vedere una partita che c'è magari un sotto derby. C'era. Invece si parlava proprio di Libia, per cui era anche una serata particolarmente insomma leggera. No, però invece abbiamo ottenuto una fortissima risposta e questo ci ha motivato molto. Cioè abbiamo, certo, detto evidentemente magari c'è voglia di politica in un modo diverso, e quindi questo diciamo ci ha anche spinto ad andare avanti. Io ho seguito un po' i vostri appuntamenti, quello che spiegate, no? E vedevo che voi date una lettura di argomenti che se dovesse guardare mia mamma, che non è proprio giovane, vedrebbe magari un argomento come potrebbe essere appunto Hackam o questioni grosse a vedere da fuori, e voi riuscite comunque a ridurre i minimi termini in parole molto semplici. Ci sarà tutto uno studio, immagino. No, assolutamente Stefano, ti ringrazio di questo. In realtà è proprio uno dei nostri obiettivi. Noi in generale pensiamo che
alla base della politica, in generale di qualsiasi impegno pubblico, ma di qualsiasi lavoro, sia fondamentale una formazione e l'informazione. Quindi in primis il nostro lavoro è un lavoro di studio, non siamo nati imparati, non ne sappiamo tantissimo di tante cose, però sicuramente un approccio che ci contraddistingue è quello prima di cercare di andare a studiare più a fondo i temi che si vogliono trattare e poi di semplificarli, di creare anche magari dei video o dei materiali informativi che possono essere fruibili a tutti. Le parolone che vengono usate spesso dai politici che allontanano un po' i giovani, ah, no? certo. Questi concetti così strani che poi magari è vero. Renzo nei Promessi Sposi diceva: Don Abbondio, che me ne faccio del suo latinorum, no? Ma forse un pochino da sempre usata queste parole, questo doppio linguaggio, forse anche e magari scoraggia all'inizio. Anche di solito si parla di politichese, no? Il politichese è proprio quella lingua che caccia via i giovani, dice stiamo qua noi, perché sentendo quel termine un po' particolare magari uno pensa degli argomenti così difficili e invece no, sì, sono concetti perché comunque la politica si occupa delle cose concrete semplici, di tutti i giorni, tutti i giorni, ragazzi, cioè dobbiamo dalla buca nella strada al piano finanziario, cioè le cose minime. Sì, assolutamente sì. Avete scritto un libro? Un libro, sì, il primo è stato, si intitola Dove punta la bussola, coordinate economiche per un mondo che cambia, parla di economia in modo molto molto semplice, rivolta ai giovani, è un libro intervista, quindi abbiamo intervistato 6 tra i più importanti economisti italiani e con loro abbiamo discusso di temi di economia che riguardano però anche la vita di tutti i giorni, quindi quella che l'economia veniva definita nel Novecento la dismal science, la scienza oscura, qualcosa, non so, dei poteri forti, ok, in realtà l'abbiamo riportata magari invece a una concretezza, una semplicità, in quanto alla fine è un po' il fluido che permea la nostra società e permette al mondo, soprattutto contemporaneo e così globalizzato, di funzionare al meglio delle possibilità, o almeno diciamo è quello che cerca di fare, ecco. E poi opererete anche su Legnano Web 2. Volentieri, perché no? Ci imbarchiamo anche in questa nuova iniziativa. Mi piacerebbe, esatto, appunto, parlare di politica, di giovani, e se non lo fanno i giovani, non parlano i giovani, ragazzi, i giovani, se non si preoccupano loro della politica, di quello che succederà da qui a 30 anni, cioè io penso che sia la base sia della democrazia, sia appunto del funzionamento della macchina comunale, statale, nazionale, no? Assolutamente sì, infatti ringrazio anche Stefano e tutti gli operatori di Legnano Web TV anche per questa opportunità, assolutamente. Bene, io invece ringrazio Politics Hub, ringrazio voi che avete seguito il video, vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, continuare a seguire il nostro canale, tenervi aggiornati su tutte le attività che facciamo. Dal Castello di Legnano io vi ringrazio, oggi abbiamo finito, ci vediamo prossimamente sul nostro canale di Legnano Web TV, ciao! Buona giornata!